ragazzi, bentornati in questa nuovissima live. Siamo in compagnia di Lucia Caponetto. Bella a tutti, signore e signori, sono Lucia Caponetto in compagnia del mio inseparabile Null e siamo pronti per una nuova puntata! Caspita, come siamo bravi, abbiamo fatto anche la cosa iniziale, oramai siamo due fenomeni, dai, due fenomeni del web. Sei senza Bravissimi, parole? siamo proprio bravissimi. Siamo bravissimi! Esatto. Molto, molto bene. Adesso aspettiamo anche che qualcuno ci dica se è tutto ok. Tipo, mamma, siamo dappertutto? Sì, Guarda un siamo po'. dappertutto. Siamo dappertutto, molto bene. L'importante è che tutto funzioni. Sai che io sono un po' ossessionata da questa cosa, ma d'altra parte è troppo importante, quindi è Molto bene che. ossessionata. No, dai, esagerato! Mi fai fare delle figure, chiedi subito che non è. Guarda come se la ride. Guarda, cominciamo già bene, stasera. Cominciamo molto bene. Intanto abbiamo quattro occhietti. Aspettiamo che qualcuno ci scriva qualche cosa e ci saluti un po'. Esatto. Vediamo un po', vediamo un po' se qualcuno scrive qualche cosa. Perché ho due commenti, ma mi sa che sono soltanto del mio amico, quindi io proprio lascio perdere, non dico niente. Nel frattempo, mentre aspettiamo che arrivino un po' di occhietti, potresti raccontarmi come va? Va bene, tutto bene a scuola e basta. Beh, se mi fai dei racconti veramente stratosferici, eh? Sei un po' logorroico. Sai cosa vuol dire logorroico? Ovviamente no. È il tuo contrario, uno logorroico è uno che parla, 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 parla. Ecco, tu invece parli, parli quando si tratta di recensire, ma quando si tratta di parlare di te, è vero? Sì, si vede, si vede. si vede, si vede, si vede. Intanto gli occhi Esatto. aumentano. Qui arriva Livio Vespa che ci dice ciao, ciao Ciao, ciao, burloni. burloni. Ciao ragazzi, Alessandro Porri. Sai chi è Alessandro Porri? Te lo No. ricordi? È lo Sì, scrittore, il quello papà di dell'altra Matteo. volta. Ma è il papà di Matteo, di quello che ti piace tanto, di quel ragazzo che, come si Che chiama? fa È lo un youtuber. yes, del YouTube, è il suo papà, è il suo papà. Chissà se c'è anche lui, se c'è Alessandro, se c'è tuo figlio, ci fai salutare anche da lui, che ci teniamo tanto. Tanto gli occhietti sono 12, quindi Così su tanti. 12, 13, attenzione, su 13 soltanto 3 ci hanno salutato. Come mai? Come mai? Allora, io direi che siamo live da 3 minuti e 03, 4, 5, fermami, 7, 8. E quindi direi che potremmo quasi pensare di cominciare. Cosa ne dici? Esatto. Poi tanto ci stanno guardando un sacco di persone. Appunto, è anche carino Quindi. che abbiamo rispetto per quelli che sono arrivati puntualissimi, vero? Esatto. Bene, allora Yes. cominciamo. Vediamo un po' il nostro libro di questa sera. Uno, due, tre. Uscita di sicurezza. Esattamente. Di Carla Anzile. Anzile. Quindi chiediamo scusa a Carla che ieri sera abbiamo storpiato il suo cognome, ma questa sera siamo preparatissimi Esatto. e quindi parliamo di Carla Anzi. Anzile. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, è un libro, caspita, dove succedono tantissime, tantissime cose. Esatto. Eh? Facciamo così. L'altra volta ho iniziato io e quindi Non adesso inizi tu. è vero. Ah, è vero, è iniziato te. Allora, inizio a raccontare di uscita di sicurezza. Po' per uno, dai. Un po' per uno. Ok, dai, un po' per uno. Io faccio la prima parte, tu fai la seconda, va bene? Ok. Ok. Sasha è un ragazzo autistico e scompare durante una gita di famiglia. Ma solo i suoi amici, Luca e Charlie, sono proprio convinti che sia un rapimento. Il giorno prima era stato rubato un rarissimo libro a fumetti di una famiglia nobile italiana. E questo fatto sembra un po' coincidere. Cominciano così ad indagare, a fare dei piccoli detective. Esattamente.
Esatto, certi di essere gli unici a sapere che era stato rapito in realtà. Ma in effetti è vero, perché in questo romanzo succedono. Io sento tantissimo adesso il mio ritorno, spero che il pubblico lo senta meno. Comunque, in realtà questo romanzo è fantastico perché succedono davvero, davvero tante, tante cose. Quindi, Null, benissimo, tra l'altro ha già iniziato a raccontarci un po' di cose, no? Ma insieme a tutto ciò che ci ha raccontato Null, che sono cose verissime, ci sono anche un sacco di personaggi. C'è addirittura un furetto, c'è un custode un po' strano, no? Un custode del Esatto. campo sportivo. Sportivo, che ha sempre questo furetto vicino, ma sembra un personaggio un po' particolare. E poi c'è Sasha, che è questo meraviglioso bambino che scopriremo durante le nostre letture, e due inseparabili, fratello e sorella, che di fatto si stuzzicano sempre, ma probabilmente si vogliono un gran bene, vero? Che sono Luca e Charlie, sono un maschio e una femmina. Charlie, ovviamente, è la femmina. Ma poi chi c'è? C'è un ottantenne, c'è una fuga in Italia con il sidecar. Ci sono tantissime, tantissime cose. Devo dire che l'autrice, chiamiamola Carla, ci prendiamo questa libertà, speriamo che non ce ne voglia. E devo dire che Carla ha messo veramente, veramente tante cose in questo romanzo, che fino all'ultima pagina tiene col fiato sospeso. Quindi direi Esatto. che io lascerei a te la parola per introdurre un po' con una prima lettura e capire, e entrare un po' nel testo. Poi tra un po' facciamo che guardiamo i commenti che arrivano, d'accordo? Ok, ne stanno Perfetto. arrivando tantissimi. Ne stanno arrivando tantissimi, come piace a noi. Dai, dai, dai. Vado. Prima lettura. Le stradine erano brulicanti di gente. Ma noi sapevamo dove trovarlo, a colpo sicuro, sotto il palco del concerto. Da lontano arrivavano le note concitate di una vecchia canzone folk. Non proprio il massimo per le mie orecchie, ma certamente Sasha se ne stava lì a battere il ritmo con le sue bacchette da percussionista. E di solito il ritmo che tiene è quello della canzone dei Police, che suoniamo insieme. Lui ha la batteria e io ho la chitarra. Non so dire perché ci siamo fissati su questo gruppo degli anni Ottanta. È stato un po' un caso. All'inizio suonavo per infastidire mia mamma. Every Breath You Take era la canzone dei miei genitori quando erano innamorati. E quando si sono lasciati, mia madre non voleva affatto sentirla. Dava i numeri al primo giro di basso. E la suonavo lo stesso. Non era mica colpa della canzone se papà se n'era andato. Penso che i grandi siano proprio stupidi. Perché quando si lasciano voglio cancellare tutto ciò che è stato bello? Perché trovano più facile ricordare le cose brutte e si sforzano da morire per dimenticare quelle belle? Perché? Secondo te perché? Secondo me è più facile ricordare le cose brutte, perché se si sono lasciati, almeno non è un peso per loro. E quindi non sentono la mancanza, questa persona. Un po' contorto, cioè. No, non è contorto, secondo me è giustissimo. Cioè, tu stai dicendo in pratica che se due si lasciano e si ricordano le cose brutte è meno doloroso, Esatto. no? D'altra parte, diciamolo, se due si lasciano, un perché ci sarà, no? Esatto, ci sarà un perché. E allora succede questo: io che ho giusto un paio d'anni più di te, posso Ma dirti che inizialmente. Ah, ecco. Quanto rispetto per gli anziani e per le giovani meno giovani, vabbè, insomma, per me. E c'hai poco da ridere, perché prima o poi ci arriverai anche tu a 18 anni, sai? Ah, ah. non è ai 18. Ancora! Guarda, sai, andiamo a discorsi seri che è meglio, guarda, perché stasera lo Esatto. vedo che sei più monello del solito. Mi sa che sarà una serata lunga, 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 lunga. Beh, dicevo, io che ho giusto qualche anno più di te, ti posso dire una cosa, che inizialmente sì, ci si lascia e si è convinti delle ragioni per le quali ci si è lasciati, no? E giustamente, come dici tu, si ricordano solo le cose brutte. Poi però succede un'altra cosa. Andando avanti col tempo, quando ti passa la rabbia, cominci a ricordare soltanto le cose belle.
E allora comincia ad avere una nostalgia pazzesca e a volte ci sono i fantomatici ritorni. Si dice che la minestra riscaldata non è mai buona, giusto per fare un argomento, per dire una roba proprio di quelle poco, poco banali, no? Dalle Originali, sì, proprio le minestre riscaldate non sono mai buone, ma qualche volta. qualche volta sì. Io dopo questo meraviglioso momento passerei alla seconda lettura. Bravo. Che è mio. Vediamo fino a quando. Magari fino a metà. Magari, chi lo sa? Magari. Boh. Ma L'ultimo mobile. Mi sono spaventata. L'ultimo mobile a destra in fondo nascondeva una porta segreta, come nel film del mistero. Si estraeva il libro giusto, che era The Body in the Library di Agatha Christie, e un meccanismo lo sbloccava dal muro. Con un po' di sforzo si riusciva a spostarlo per accedere a un cunicolo segreto che portava semplicemente in un corridoio. Qui la porta era mimetizzata nelle borserie. Sasha ce l'aveva mostrata la prima volta che eravamo entrati lì. L'aveva trovata lui, nessuno se n'era accorto prima. Ha una vera e propria ossessione per le porte e le uscite, ma ogni volta che arriva in un luogo deve controllarle tutte, come se volesse farsi una mappa mentale. Credo che abbia a fare con il suo spiccato senso dell'orientamento. Poi adora le uscite di sicurezza. Non so bene perché, ma suppongo che sia attratto da quelle belle scritte a caratteri cubitali delle insegne luminose, di quel verde brillante, dall'omino che corre con la freccia avanti. Un giorno, al centro commerciale, ci siamo messi a fotografarci mentre imitavamo la posizione dell'omino che scappa. Lui con le bacchette in mano, come se fosse la freccia. Da quella volta, ogni tanto lo rifacciamo. La gente che ci vede non capisce. Fa delle facce strane e noi ridiamo a crepapelle. Le frecce e l'omino sono anche le uniche cose che disegna quando prende in mano una matita. La professoressa di arte, la Cicuti, una vecchia megera con i capelli lunghi e neri, che crede di essere una dama rinascimentale quando è solo la brutta copia di Morticia Adams, ha tentato in tutti i modi di convincerlo a disegnare altro, ma se Sasha prende la matita in mano, disegna solo omini che corrono e frecce. Prima delle vacanze di Natale la prof ha provato con la forza, insisteva che anche lui facesse quel penoso disegno con la purpurina. Gliela metteva in mano e gli stringeva il polso tentando di guidare i suoi movimenti sul foglio, ma lo ha fatto così innervosire che lui, con uno scatto velocissimo, ha afferrato la ciotola grande dei brillantini e l'ha lanciata in aria, facendo cadere su di noi una pioggia argentata. È stato un momento poetico vedere tutto quel luccichio in classe. Che bella immagine. E quindi capiamo che, ed è una cosa importante secondo me all'interno del romanzo, che Sasha ha uno spiccato senso dell'orientamento. E dal momento che non spoileriamo niente perché è spiegato nella quarta di copertina il fatto che scompaia, da lì va da sé che quando tu hai detto che loro sono certi che questo ragazzino sia stato rapito, perché? Perché avendo un enorme senso dell'orientamento pareva strano che si fosse perso da solo, Esatto, vero? Cosa per ne pensi questo tu? che magari alcune volte gli amici conoscono molto meglio il figlio dei genitori, appunto. Però questo non è male, è vero, ma perché magari che cosa succede? Che ti confidi di più, magari racconti delle cose delle quali ti vergogni lì per lì di raccontare ai tuoi genitori, con gli amici sei più spigliato, no? Succede Esatto. anche No, non è mai successo. No, tranne una volta forse. a te? Una volta che ti Però sei non tanto. confidato prima con gli amici? Sì. Se no normalmente parli con la mamma o con Sì. papà? Mamma, papà, no, no, mai. Papà no mai, come mai? Mamma, tutta mamma. Mamma, mamma, tutta mamma. Perché la mamma quando eri piccolo cosa faceva? Ti Gli leggeva le leggeva storie le storie. e era tutta lei. Allora, senti, visto che qui stiamo decisamente entrando nella Quanti trama, io messaggi? ne leggiamo un po' prima di andare alla terza Sì. lettura. Dai, andiamo in fondo. Cominciamo da quanti? Caspita. Vero? Da? Allora.
Sara Rattaro, sai chi è Sara Rattaro? È l'autrice. Ovviamente. È vero, gliel'hai detto che le sono arrivati i suoi libri, glielo puoi dire adesso, ti vede. Ah, è vero che mi vede. Comunque sono arrivati tutti i libri, tutti. Tutti i libri, e tra 2 settimane tocca alla formula segreta, vero? Già. Eh Ma non già. spoileriamo nulla. No, 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 niente, 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 assolutamente no. No, no. Assolutamente no. Andiamo avanti, si sente benissimo. Zia Mariu dice: Ma quanto vi divertite, bravi! Troppo. Poi c'è Gabriella Doaggio che dice: Ottima ripresa. Laura Manfredi, che è un'altra scrittrice, eh? Abbiamo un sacco di scrittori che ci guardano, dice: Ma che bravo Null! Poi Grazie. vai avanti tu, chi vedi dopo Laura Manfredi? La vedi? Susanna Busnelli, Cosa siete ci dice? bravissimi, complimenti da tutta la squadra Pelle d'Oca. Wow! Ma È la quindi casa ci sta guardando la editrice. casa editrice! Esatto. Che bella cosa, grazie, è un bellissimo complimento, eh? Esatto, anche se sono in due, non è solo lei, sono in due. Sono in due e quindi sono doppi complimenti. Che Esatto. meraviglia! Oh, nulla! Dimmi. Ma non è che diventiamo famosi io e Sì, certo! certo. Va bene, Domani. dobbiamo far presto però perché io ho una certa. Vabbè, andiamo Va bene, avanti. andiamo avanti, Margot. Si scrive Bravo! bravi. Poi vai, vai, dillo un po' tu. Poi, va bene, Livio Vespa che ci scrive super. Carla Carla Bronzino, Bronzino che ci scusa. scrive bravissimi ragazzi. Anna Bevegni scrive: Bellissime voi, bravissimi, una coppia stupenda. Caspita, ma Siamo quanti matti. siamo matti qui. Ciao, Esatto. bellissimi. Poi. Anna Bevegni scrive: Bellissimo seguirvi perché siete bravissimi, una coppia eccellente. Wow! Ah. Poi Isabella Nicora ci scrive: Ciao, poi. Poi aspetto, mi sono perso. Nicola Della Porta ci scrive: Lucia, devi estorgerci un bacio, ridaglielo. No, devi estorcergli un bacio, ricordaglielo. C'è qualcuno che si ricorda di ieri, eh? Poi abbiamo Alessandra Scagliola, che è un'altra scrittrice meravigliosa, che scrive: Mitici, tutto a mamma, quando hai detto di raccontare tutto a mamma, poi ma fantastici, insomma, ne abbiamo veramente tanti. Dobbiamo continuare, Esatto. sennò qua, ragazzi, siete già famosi, ci dicono. Allora, dai, non usciamo dall'atmosfera del libro così il nostro pubblico a casa capisce di cosa si tratta e poi lo comprerà, perché Esatto, perché chiaramente lo deve lo comprare. deve comprare con tutte queste cose che gli anticipiamo noi, la Cioè, curiosità diventerà enorme. ci mancherebbe. Vai. C'è il primo dialogo. Oh, c'è il primo dialogo. Comincio io. Certamente. Ragazzi, il dado è tratto. Qui tocca agire, armarsi e combattere per l'onore della nostra Power. Ma di cosa parli? Cosa dovremmo combattere? Spiegati chiaramente. Quei poliziotti sono degli scervellati, non indagheranno sul furto. Ma come? Ma non è possibile! Il custode dice di aver visto tre ragazzini entrare in biblioteca con il casco in testa e le telecamere di sorveglianza lo confermano. Non c'era nessuna moto, quindi non hanno potuto risalire i ragazzi grazie alle targhe. Però non sembra gente del paese. La polizia sostiene che siano dei vandali che hanno fatto solo una ragazzata. Non ci dà molto peso, quindi non indagheranno oltre. E l'ultima cosa che ho sentito dire a Stan è aberrante. Il libro non valeva niente e la polizia non può perdere tempo per una cosa così di poco conto. Capite? Ah, e qui entriamo in scena noi, vero? Diventeremo investigatori al posto loro. Questo intendevi? Ah, non investigatori, piuttosto gladiatori della verità. Oh, ci sto! Per me bisogna interrogare il custode. Ma tu sei pazza, quello è fuori di testa, non vedi come va in giro? Non vedi che non fa un passo senza quella povera bestiolina? Te lo dico io, quello non ha tutte le rotelle a posto, fa paura davvero. E tu sei proprio una femminuccia. Secondo me Hector è implicato nel furto. Per questo il poliziotto ci parlava insieme. Per me è un tipo pericoloso. Sembra un mantecatto.
ma è solo una copertura. In verità è un genio del male, è un torturatore per conto dei poteri occulti, è una spia russa in incognito. Jimmy, guarda che ti fa molto male leggere tutta quella roba, eh. Oh, carina, io mi informo sul mondo, ma un giorno vedrai che ti salverò dal tuo tugurio, dove ti avranno messo a marcire dei cospiratori, e tu mi direi grazie e mi butterai le braccia al collo. Però mi hai convinto, sai. Allora, qui si è scoperto che cosa è successo qui. Di fatto è stato rubato questo famoso libro di fumetti che racconta la storia di questa famiglia nobile, no? E quindi si sta cercando di capire le ragioni per le quali sia stato rubato questo libro. Di fatto pare che non abbia nessun valore. E allora si dice che caspita perdiamo tempo a fare. Che caspita perdiamo tempo a fare? Chi lo sa? C'è tutto il libro per scoprirlo. Bisognerà capire che cosa c'è dietro a Libro. tutto questo. Bisognerà capire. Esatto. Nel frattempo c'è un po' di sconvolgimento per il fatto che Sasha si sia perso. Si sia perso. Giusto? E allora io, giusto per non interrompere questo momento, andrei alla quarta lettura. Dove Che è tuo? racconta appunto, esatto, dove racconta la preoccupazione della mamma di Luca. La mamma di Luca è un politico, una donna che fa la politica. E Luca dice: mia madre aveva il viso sconvolto, si fermò un attimo con lo sguardo perso nel vuoto. Sembrava quasi non respirare come una statua, completamente svuotata dalla grinta che di solito emanava. Si accorse solo dopo qualche istante che ero lì, mentre la stavo guardando, che i miei occhi erano spalancati su un precipizio inspiegabile come i suoi. E mi abbracciò, senza sapere cosa dire, senza trovare niente in mezzo alla sua paura per poter dissolvere la mia. Proprio lei era inerme, lei che gli avversari politici se li mangia in un boccone. Il suo silenzio ebbe l'effetto di una bomba dentro di me. Sasha si era perso, non si trovava. Era una cosa seria perché sarebbe partita una ricerca organizzata. Sasha si era perso. Si era perso nel bosco ed era solo, solo. Il pensiero della sua solitudine mi scaricò addosso come una scossa elettrica. Mi divincolai con uno scatto dall'abbraccio di mamma e corsi fuori all'impazzata verso la casa di Charlie. Non so se volevo vedere lei o papà. Con lei ci baruffo sempre. Non le va mai bene niente di quello che propongo. È presuntuosa, prevaricatrice. Ma con Sasha si trasforma. Lui passa in primo piano. È attenta ad ogni minima sfumatura per metterlo a suo agio e farlo divertire. Alcune volte sa anche imporre la sua volontà sulla testardaggine di Sasha. Sono le volte in cui dice: caro mio, questo è un capriccio bello e buono. Adesso si fa come dico io. E riesce a vincere, come neppure i suoi genitori a volte riescono. E torniamo al discorso che a volte gli Esatto. amici. Conoscono meglio i figli appunto dei propri genitori. Esattamente, esattamente. Ma perché? Adesso non ci dobbiamo ripeterlo, però. Non ci dobbiamo ripetere, però è importante che effettivamente i genitori non se la prendano. Cosa ne pensi? Esatto, secondo me non No? se la devono prendere, perché magari per esempio, in questa storia si vedono molto di più Charlie, Luca e Sasha che per esempio i genitori e lo riescono a comprendere di più. Esattamente. C'è proprio una frequentazione diversa, ma nel romanzo stesso, no? Sarà che è un romanzo per ragazzi e quindi è importante che i ragazzi siano in primo piano. Ma ricordiamoci che un po' più avanti affronteremo un personaggio che proprio giovane non è, Adelaide. Che personaggio meraviglioso è? Meraviglioso. Ma non anticipiamo niente. Andiamo a Esatto. leggere l'altro dialogo, dai, che ci tocca un altro dialogo meraviglioso. Incomincio sempre io. Se non che sei il maschietto. In teoria dovresti cominciare te, sei tu male donna. Bravo! Però. Volevo vedere se eri sul pezzo. Comunque, Bravo. prima le donne, quindi comincio io perché sono una donna. Esattamente. Sono confusa. Nulla, saresti nulla, no? Sono nulla. Ok. Allora,
Va bene, ci ricomponiamo, nulla. Dobbiamo dirlo che è un rapimento. Così smettono con tutte queste ricerche inutili, si mettono in contatto con i rapitori. Tu sei pazzo? Hai sentito cosa gli faranno se i genitori lo dicono alla polizia? Lasciali cercare, magari trovano delle tracce o, se siamo fortunati, il covo in cui lo tengono nascosto. E noi come ci muoviamo? Io ho un'idea. Dato che sappiamo che è stato rapito, dobbiamo andare al bagno del parcheggio dove è sparito per cercare qualche segno, qualcosa che solo noi possiamo interpretare. Roba tipo pollicino che lascia le tracce dietro di sé. Non so, non è da Sasha preoccuparsi di farsi trovare. Non credo abbia lasciato qualche segno segreto. Io invece penso che potremmo setacciare le case di Fowero alla ricerca di rumori. Ma che cosa c'entrano i rumori? Dobbiamo cercare il suono delle sue bacchette sul muro. Hai sentito che i rapitori al telefono hanno detto che non smette mai di battere le bacchette della batteria? Se è imprigionato in uno scantinato, potremmo riuscire a sentirlo. Questa sì che è un'idea, fratellone! E poi dobbiamo tenere d'occhio anche tutti i movimenti di questi giorni, osservare con attenzione le persone della città. Mi sembra un'ottima idea. Mi sembra un'ottima idea. Allora, noi diciamo anche all'autrice e alla casa editrice che ci stanno ascoltando, che, perché a volte ci sono dei dialoghi a tre, no? Perché i personaggi sono Jimmy, che è un personaggio, anche qui ci sarebbe da fare una puntata soltanto su Jimmy, vero? Anzi, poi ne raccontiamo delle belle su Jimmy in un piccolo dialogo, ma che raccontiamo, ce lo siamo presi. E abbiamo Jimmy, Luca, Charlie e Sasha, giusto? Quindi a volte per riuscire a fare i dialoghi, visto che siamo soltanto in due e in due vogliamo rimanere, e allora magari abbiamo fatto sì che i personaggi diventassero uno, no? Quindi a volte ci sono Luca e Jimmy o due, insomma, ce la siamo un po' cavata, ma intanto chi ci Esatto. ascolta non se ne accorge mica, perché l'abbiamo Infatti, fatto, come l'abbiamo fatto questo lavoro? così bene che proprio non se ne è neanche accorto. Nessuno se ne accorgerà. Beh, adesso che abbiamo detto, nessuno se ne accorgerà. Esatto. Adesso staranno tutti attenti ai nostri dialoghi, ma intanto quando abbiamo fatto. Tanto abbiamo finito di fare i furbi, tutti gli altri sono perfetti e precisi, quindi è troppo tardi, come si suol dire. Esatto, è troppo tardi. Quindi Ascolta un c'è un po', ma altro dialogo. come? C'è un altro dialogo. Sì, c'è un dialogo divertentissimo, ma ti volevo chiedere una cosa. Ci sono dei Dimmi, tuoi compagni di scuola che stanno vedendo queste dirette e ti dimmi. hanno detto No, qualche cosa, no? per ora no. Poi forse glielo dico, però per ora no. Invece io ho dei miei compagni di lavoro, dei miei colleghi, che invece mi guardano e devo dirti la verità, sono un po' seccata, perché parlano solo di te. Cioè, basta, andiamo all'altro dialogo, mi hai convinto? Basta, 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 andiamo all'altro dialogo. Allora, inizi tu, casualmente inizi tu. Fanno bene. Sarà perché Casualmente iniziano prima proprio le? donne, quindi inizio io giustamente. Certamente. Appena seduti, Jimmy trasse un sacchetto con dei croccantini quadrati e ce ne diede un po'. Ehi ragazzi, assaggiate questo snack, è portentoso. Ma che gusto strano, ma cosa sono? Croccantini per cani. Ma Ma che schifo! voi non sapevate che i croccantini per cani fossero così buoni? Li ha comprati il mio vicino, ma sono sprecati per lui. Allora li mangio io. Ma tu sei proprio fuori, guarda. Io non credo che facciano bene agli umani, eh. Nah, ho visto la lista degli ingredienti ed è praticamente uguale a quelli degli hamburger. Quindi non mi farà bene come una mela, ma nemmeno peggio di un fast food. E voi avete portato qualcosa da mangiare? Guarda che non andiamo in campeggio, eh. Dobbiamo solo guardarci un po' intorno. Tra 2 o 3 ore torniamo a casa, il tempo di perlustrare la caverna di cui ci parlavi. Non so se sono capace di trovarla, però sono certo che sia vicino ad un grande albero. Non credo che questo sia molto utile per ritrovarla, eh. Ti ricordo che il bosco è fatto di alberi. Ma
Intanto Allora, passa la Carla Anzile. è arrivata Carla Anzile. Ciao, ciao, piacere. Cosa ci dice? Ciao, sono Ciao. arrivata. Siete una bomba. Ragazzi, questa sera Lo sappiamo. abbiamo fatto Sappiamo. l'unplan. Questa sera ci fanno tutti un sacco di complimenti. Aumentano, aumentano. Qui ci scrivono Nicola Della Porta, che interpreti Fabeschi. Due generazioni perfette ed ironica simbiosi. Wow, bello, molto bello, Wow. bello, bello, bello. Bene, bene, grazie, grazie, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Allora, se riesco a uscire da questo tunnel, voilà. Allora, eravamo arrivati a questo dialogo, no? E quindi a parlare un po' di questo personaggio. Jimmy è un personaggio che esce dal coro un po', vero? Esatto, È perché dopo non se strano, ne parla più molto. Però è molto strano. Già eh? Beh. perché gli piacciono i croccantini per cane, già no. Cioè no. Non è uno molto affidabile, insomma. Magari nella minestra, boh, ti mette dentro i croccantini per cane al posto dei crostini, cioè, tu che ne sai? Potrebbe succedere. Ma ti posso dire, ti posso raccontare una cosa vera? Io Vai. ero piccola, ero grande come te. No, forse avevo un anno più di te, avevo tipo 12 anni. Perché Ed adesso sei ero anziana? molto anziana. Molto anziana. Ma sai cosa ti dico? Che ci si arriva in un attimo, quindi ridi poco, perché tra un attimo ti ritrovi quarantenne col ciuffo bianco anziché biondo, hai No, capito? no, no, no. Vedrai, caro mio, ti toccherà, ti toccherà. No, no, no. Vabbè, fatto sta che ero all'Isola d'Elba e abbiamo messo negli aperitivi dei grandi dei croccantini dei gatti. L'abbiamo fatto veramente e l'abbiamo fatto assaggiare a qualcuno. E ti posso dire la verità, non erano neanche male, l'ho assaggiato anch'io, quindi forse Jimmy non ha tutti i torti. Ok, allora quando no. Infatti quando ci becchiamo a Milano, allora io ordino un panino, tu ordini dei croccantini per cani con la ciotola, va bene? Il Mi sembra cucchiaio. giusto. No, la Mi sembra ciotola no, corretto. dai, almeno fammelo mangiare a tavola con te. Ma pensa a te. Vabbè, dai, potremmo fare così. Non sapete com'è commovente sentir prendere vita i miei personaggi, dice Carla Anzile. Wow! E ci chiede anche scusa perché era al lavoro. Caspita, ci mancherebbe altro. Infatti, Scherzi, esatto, va benissimo, anzi, grazie, grazie mille di essere di essere qui. arrivata. Allora, quindi, questo personaggio Jimmy è particolare perché esce sempre un po' a sproposito. Ha sempre queste battute fuori luogo, no? Sembra, è davvero un personaggio che per certi aspetti è fuori dal coro rispetto alla band, perché diciamolo, fanno tutti parte della band, no? Esatto. Ecco, però anche lui nella storia ha un peso importante ed è la dimostrazione del fatto, ed è il mio momento, attenzione, è la dimostrazione del fatto che gli amici si scelgono diversi da noi. Mi hai stupito, sono Molto bene. ammaliato, ma solo io vedo il commento, ma io vedo i commenti ancora sulle nostre facce. Non so come fare a toglierlo. Lo vedo anch'io, però come al solito c'è qualcosa che mi sfugge ogni volta. Esempio di banner, Che vergogna, cioè, band. Che vergogna, hai ragione. vergognoso, sai. Vergognoso, sono vergognosa. Tra l'altro, se qualcuno lo sa, perché io ormai dal computer sono bravissima, però ogni volta mi piace sfidarmi in queste nuove. Però no, Ma la faccia ci si comunque, vede. Sì? mi dai un bacino? Scusa? Mi dai un bacino? Me No, lo dai? no, Come no? Ma no, te lo risposto do. prima che te lo chiedessi, non ti volevo chiedere un bacino, ti volevo dire, ma stamattina ti sei alzato presto? Sì. Me lo dai un bacino? No. Cioè, mi hai fregato? Mi hai chiesto un bacino? Cioè, tra l'altro adesso che non c'entrava niente, dove sei andato? Non c'entrava niente adesso. Sei un mostro. Sei un bambino mostro. Io leggo un'altra cosa adesso. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati a Non lo so più. come non lo Tocca a senti me. più, come non lo No, senti. no, non voglio più sapere. Dove siamo arrivati? Ah, sì, siamo arrivati. Sì. Siamo arrivati. Adesso siamo arrivati a un momento fantastico. Al momento senza interruzioni. Adesso noi faremo tre brani e non interrompiamo mai. Ti ricordi?
Shrebo. Sì, dai, Aspetta. le ultime tre letture e poi c'è la sorpresa finale. No. Ah, sì. Anche se io mi sono perso leggermente dei post-it. Allora, guarda, chi se ne importa perché ti aiuto io. Io invece i post-it li attacco con lo puh anche. E pagina 75. Ah, qui c'ero arrivato. A metà, un cattivo però. Ok, ah, ci sono io proprio. Stranamente ci sei tu. Stranamente, proprio. Molto strana questa cosa, è molto sospetta. Allora, un cattivo però aveva incontrato il supplente di scienze, uno spiluncone con gli occhi a rana che per un anno intero aveva impedito a Sasha di venire in laboratorio con noi a fare esperimenti. Trovava sempre una scusa per estrometterlo dalle attività pratiche e fargli fare qualcos'altro con l'insegnante di sostegno. Un giorno gli dissi che volevo stare in coppia con Sasha per fare il lavoro sulle soluzioni. Lui accettò, ma lo obbligò a non toccare niente e a starsene seduto immobile vicino a me. Ma alla fine ci mise 6 meno nella relazione finale, anche se era perfetta. Mentre me la consegnava mi disse: "Vedi che pessima idea stare con Sasha, ti ha abbassato la media." Volevo dirgli quanto fosse ignobile e meschino, ma il suo piccolo cervello non avrebbe capito un fico secco. Adesso mi spieghi cosa ci facevi ieri sera alle 10, bagnato da capo a piedi con Charlie, lontano dal garage delle prove. Bada bene di non dirmi una bugia che ti smaschero subito. Sono sicura che voi due vi state mettendo nei guai per trovare Sasha. Che intuizione che hai avuto, mamma! Che ti aspetti? Che siamo lì con le mani in mano? Che continuiamo a fare le solite cose di sempre? Che suoniamo senza di lui? Non possiamo neppure trovare la nota senza che lui ci dia il ritmo? Come possiamo dormire senza sapere dove dorme lui? Mangiare senza sapere se ha da mangiare? Se sta bene? Come possiamo respirare senza che ci scoppi il cuore? Capisci queste cose? Luca, lo troveremo. Lo troveremo. Non avrò pace finché non lo troveremo. Oggi chiamo i rinforzi della polizia stradale per avere degli altri investigatori, magari più esperti dei nostri. Farà tutto quello che serve. Non lascerò niente di intentato. Anche a me sta scoppiando il cuore per Sasha. Ogni minuto che passa mi ruba un pezzo di speranza. Ok. 106. Questa è l'ultima prima che io devo fare un discorso. È l'ultima. Vai. Ok. Speriamo che quel ragazzo trovato morto sul fiume non sia lui. Sarebbe davvero un brutto colpo per la sua famiglia. Oppure sarebbe una liberazione. Avere un figlio così è una disgrazia. Ecco, questo è il genere di discorsi che ogni tanto mi tocca sentire quando gli adulti parlano di Sasha. Ogni volta mi sale alla testa un caldo che mi annebbia la vista e mi fa vibrare tutto di rabbia. È il tuo momento. Perché È abbiamo il letto mio tutti momento. questi tre? Perché abbiamo letto tutti questi tre brani insieme? Allora, perché ovviamente io fortunatamente vado a scuola. E a scuola c'è un bambino appunto autistico. E anche lui, ovviamente, ha la sua solita abitudine. A lui piace tantissimo i cavalli. Lui ama i cavalli, ama tutti i tipi di cavallo. E io ci parlo moltissimo con lui perché è simpaticissimo. Cioè, ci capiamo a vicenda. Solo che lui, anche con i suoi genitori, si capisce molto bene. E poi non è così testardo. Anzi, molto bravo e ti asseconda sempre. Cioè, è molto bello parlare con lui. Specialmente in classe, anche perché io sono quasi di fianco a lui. Anche se adesso è a didattica a distanza perché non può venire in classe. Certo. Peccato. Però è molto simpatico. Quindi diciamo questa cosa, che torniamo un po' al discorso della sensibilità, no? Ci sono, ad esempio, abbiamo letto questo dialogo molto triste, perché ci sono delle persone, in questo caso per carità si generalizza assolutamente, ma ci sono persone che magari
di fronte a una persona, diciamo, speciale, hanno un atteggiamento di pregiudizio, no? Quindi danno per scontato che se una persona nasce un po' speciale, non sia in grado di fare determinate cose, o addirittura che sia un peso per la propria famiglia, quando invece non è affatto così. Certamente, magari una famiglia può avere uno shock iniziale al pensiero di questo ragazzo, ma più che per se stessi, il pensiero va al proprio figlio. Si dice chissà se riuscirà a giocare con gli altri bambini, chissà se riuscirà a essere felice, perché dal momento in cui un genitore mette al mondo un bambino, la priorità diventa immediatamente questo bambino. Purtroppo c'è chi questa sensibilità non ce l'ha e allora pensa, come questi due poliziotti, addirittura. Magari sarebbe una liberazione, no? E quindi affrontiamo anche in queste pagine il tema di quanto sia importante la sensibilità. La sensibilità verso determinati discorsi, la sensibilità verso determinati atteggiamenti. E quindi è bello che in questo libro per ragazzi ci voglia essere, senza essere didascalico, senza voler alzare il dito indice e voler insegnare qualcosa, semplicemente ci si arriva naturalmente a fare queste riflessioni, se si è un po' sensibili. Quindi noi possiamo dire di Esatto. esserlo, l'abbiamo capito. È Esatto. vero. E adesso c'è l'ultimo argomento, che è un po' una sorpresa, ma Carla Anzile dice sorpresa. Dice sì, è una sorpresa perché l'abbiamo deciso tipo alle 18 e 27 e abbiamo deciso Esatto. Mi stavo spaventando. Sì, io faccio sempre queste proposte all'ultimo momento, ma perché so che lui è un ragazzino molto ricettivo, molto sveglio. E che mi Perché fa tu... arrabbiare. Fa Ecco, perdere. chi fa arrabbiare chi? Te. Io faccio arrabbiare te? Sì. Ma se sto aspettando ancora il bacino da 3 puntate. Ma secondo te te lo do, ma dai. Cioè, mi dai il bacino? Mi stai dicendo che chiudiamo questa puntata di nuovo senza bacino? Ma ovviamente, ma mi sembrava proprio scritto caratteri cubitali, proprio ovvio. Ok. No, no. Va bene, arriverà un giorno in cui mi dirai ti voglio dare un bacino e io ti dirò no, vedrai. Quando le scimmie voleranno. Molto bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Io mi sono innamorata, basta, basta, non ti voglio neanche più sentire, guarda, non sento. Oh, hai presente le scimmie? Vabbè, io mi sono imbattuta in un personaggio che ho amato tantissimo, che è la prozia Adelaide. E allora in realtà avevo preso un momento per me dove fare una recensione personale, poi però quando vedo questa creatura di fianco a me non resisto e allora non resisto e gli dico senti condividiamo questo momento, poi faccio io la recensione che volevo fare, però facciamola insieme, facciamo insieme un ultimo dialogo. E così è, vai, perché ovviamente tocca a te. Incomincio io stranamente. È molto strana sta cosa. Perché mia mamma non mi tratta da adulto come fai te? Io non ti tratto da adulto, non lo sei. Sbaglierei se lo facessi. Perché Ma tu mi consideri in maniera diversa. io ti voglio bene diversamente. Non ti ho portato in pancia a 9 mesi. Non ho il cordone ombelicale che mi stringe la gola al pensiero di perderti. Che significa? Il legame fra te e lei è diverso di quello che hai con il resto del mondo. È un legame fatto di sentimenti contrastanti, di vicinanza e lontananza, di affetto e conflitto, di uguaglianza e diversità abissale. Con i propri genitori c'è una continua danza degli opposti. Bisogna solo trovare il giusto modo di dosarli e una musica che vada bene per tutti, parlandosi. Quindi dici che dobbiamo comunicare di più? Dico che dovete confrontarvi sui vostri bisogni di figlio e di mamma, ma la libertà e la fiducia vanno conquistate. Facendo delle cose insieme, facendole capire che hai maturato la capacità di arrangiarti, che quando vuoi fare qualcosa di diverso dal solito, come cercare un amico rapito, lo fai prendendo delle precauzioni per la tua incolumità, come mettere un giubbino salvagente se vai in barca di notte, ad esempio. Grazie.
Questo è un dialogo bellissimo perché c'è questa prozia che è un po' matta, no? E di fatto rischia Molto anche di matta. mettere un po', di mettere anche un po' in pericolo, tra virgolette, questi ragazzi, no? Ma ha un grande cuore, una grande passione e soprattutto vuole capire che cavolo succede durante un momento particolare del romanzo che non vi diciamo per non spoilerare. Ti stavi dimenticando o stavi spoilerando? No, hai visto che non ho Sì, ti ho spoilerato. visto, cioè proprio ti sei corretta all'ultimo, Ma ti ho visto non è sgamato. che adesso che mi conosci devi svelare tutti i miei Ti ho segreti, eh? sgamato! Beh, non l'ho detto, fatto sta che Non non l'hai l'ho detto. detto, però la recensione è molto importante Ciao. La perché no, anche qui, no, anche qui c'è un tema molto importante, la facciamo insieme, c'è un tema molto importante del rapporto tra genitori e figli e voglio parlare io perché? Perché parlo di te e della tua mamma. E questa te la porti a casa, non te l'aspettavi, eh? Era questa la sorpresa, era questa la sorpresa. Allora, devi sapere che quando ti ho conosciuto tramite mamma, perché io ti ho cercato, no? Dopo che ho visto il video che hai fatto, ho detto io devo assolutamente fare qualcosa con questo ragazzino. E allora ti ho cercato, io ho trovato la mamma, ovviamente, che fa da tramite. La cosa che mi ha sorpreso in modo molto molto positivo è stato che ogni qualvolta io le abbia proposto e anche adesso che le propongo qualche cosa, lei mi dice sempre: chiedo a Null, aspetta che chiedo a Null. Anche nell'altra puntata dove avevo proposto di alternare dialoghi a monologhi, a brani, e ero anche incalzante io perché dicevo: caspita, pure deciderà ben lei, no? Perché non risponde? E così la stressavo, le ho detto: ma scusa, Gio, non mi hai ancora detto se ti piace la mia idea. E lei sai cosa mi ha risposto? Non te l'ho No. detto perché non ho ancora parlato con Null. Se a Null piacerà, piacerà anche a me. Ma che cosa? Però è giusto. E È caspita se è giusto. giusto, ma tu ti È rendi conto di quanto sei giustissimo. fortunato? Guarda che succede rarissimamente questa cosa. Spesso il genitore, non per cattiveria, non facciamo moralismi particolari o cose, però non per cattiveria, ma è talmente protettivo nei confronti dei propri figli, anche in queste cose belle, che di fatto rischia di sopraffare il proprio figlio per amore. Ricordiamoci sempre per amore. Poi io che non ho figli, sono una filosofa meravigliosa, no? È facilissimo parlare di queste cose non avendo figli, ma credo veramente in questo, cioè comunque io frequento moltissime persone che hanno figli e ti posso assicurare che tu magari adesso non te ne renderai conto, ma da grande apprezzerai davvero il lavoro della tua mamma perché ti lascia fare una cosa che ti appassiona, ma lascia a te decidere cosa, quando e perché. Beh, allora, che tu sei una filosofa, adesso non allarghi, sei una discreta proprio. Così e così, cioè, un po' Vabbè, discreta, però discreta. una filosofa discreta. La filosofa discreta, mi chiamerò così d'ora in avanti. Brava, la filosofa discreta. O la discreta filosofa. Sai Meglio discreta filosofa. che ore sono, ragazzo? Sono le Le 7:20. Avevi Non abbiamo ragione avevo tu, 50 minuti. Avevi ragione tu. E quindi adesso non ti allargare, eh? Adesso non ti allargare, Sapientino. Ti chiamo Clem Clem, stai attento. Sai cos'è Sapientino? Tu non eri mica nato con Sì, Sapientino, lo sai come no, cos'è? io ce l'ho sapendo Ah, proprio la prima. l'ho imparato bene, 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 mi sa, eh? Clem Clem. Ti chiamerò così. Clem Clem. Dove sei scomparso? Ti chiamerò così. Clem Clem. Senti, prima che scompari, ricordati che mi devi un bacino, così no, io te lo dico ogni tanto. Ah, esatto, quindi adesso te lo devo dare. Allora. Esattamente. Volevi che? Che consecutio abbiamo usato qua? Volevi che? Te lo davo, Te non lo te lo do. dessi, te lo dessi, Sapientino! Ah. Io sono bravo in grammatica. Sì, Tantissimo. decisamente, sei bravissimo. E ti volevo fare anche i complimenti no, per la pronuncia in inglese. Cioè, infatti, cioè, io che sono nato in Britannia, cioè, Dov'è proprio che sei un nato? maestro. Dove sei nato tu? In Britannia. Sei nato in Britannia? Sì. Bene, ricordiamo il romanzo che abbiamo letto questa sera io e te insieme.
E facciamo ancora un po' di pubblicità a questo meraviglioso romanzo per ragazzi che davvero, come avete potuto notare, ha tantissimi spunti di riflessione. Vero? Già. E allora, diciamo questa cosa, anzi no così, no così. Diciamo questa cosa, leggetelo e fateci sapere. Esatto, diteci com'è. Vogliamo avere i commenti vostri e soprattutto, come dico sempre, quando arrivate ai punti letti da noi, pensateci. Cosa dici? Ci guardiamo ancora due commenti prima di salutare tutti? Io per... Io credo che sia molto opportuna questa cosa, vai. Se è Esprimi opportuna, come. facciamolo, non vorrei mai. Sì, è Poi prima di opportunissimo. Natale riuscirò a capire come togliere questo messaggio che abbiamo, però è un bel messaggio, dai. Nicola Della Porta, che tra l'altro è uno scrittore anche lui, bravo, bravissimo, e direi che va bene. Allora, andiamo a vedere. Quanti? Ma troppi! Che beh! Ma Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Andiamo avanti. Sì. Ce l'ho fatta. Non c'è più. vabbè, Lo vedi che non c'è più? lasciate perdere quello che ha detto, cioè, fa niente, Non c'è cioè, più. fate come se non avesse sentito nulla, cioè, Vai proprio, avanti. lasciatela perdere. Ok, vai avanti io, ovviamente. Certo. No, no, vai avanti te. No tu. No, te. No tu. No, te. Jimmy è molto amato, dice Livio Vespa. Beh, è molto amato, sì. Poi Poi Dario Dario, Pomodoro dice, fantastici! grazie. Grazie. Poi Poi c'è la Carla Ansile che Carla? dice Ansile, Ansile! No, mi stavo sbagliando. Lo sapevo che sbagliavo. No. Beh, cosa dice? Ha detto ciao, sono arrivata. Poi ma siete una bomba. Poi Grazie. era scusate per il ritardo, che era al lavoro. Sì. Non sapete com'è commovente sentir prendere vita i miei personaggi. Esatto. Che bella cosa. Poi c'è Susanna Busnelli che dice ciao Carla, quindi saluta anche lei la Si Carla. Esatto, salutano tra di loro, mi sembra si giusto. salutano, giustissimo. Poi c'è Alessandra Scagliola che dice brava. Ogni tanto, sai, lo dicono anche a me, No, scusa, amore. ovviamente era riferito a me, cioè prima le A do il nulla, mio, giusto, giusto, nulla, giusto. ovviamente era Poi? riferito a me. Poi Carla si manda dei cuori e poi scrive: sorpresa, curiosa come una scimmia. Per questo che mi hai detto che le scimmie hanno le Vai avanti. ali. Poi Alessandra Scaiola scrive: quando riesco a vedervi mi fate bene al cuore, per un po' Oh. dimentico i guai. Grazie, grazie, Ma grazie a te. grazie. Esatto, grazie a te. Poi la Carla manda ancora una bella emoji con i cuoricini tutti. Un bel? Emoji! Ma qui Ma tu sei proprio, siamo anziana, cioè tu sei anziana, international, cioè. No, tu Allora, la bella sei proprio emoji. anziana, cioè tu le robe, le Emoji. emoji, le relazioni, no, Io dico emoticon. No, io dico emoji. Certo, sei giovane. Poi? Ah, Ah, guarda, c'è anche specificato, quindi. Leggi. Leggi. scritto brava Lucia, bella sorpresa. Quindi? Ovviamente intendeva anche me, cioè No, proprio. brava Lucia, te sempre in mezzo. Lucia è Lucia, nulla è nulla. Cioè, non è che quando dicono bravo nulla, dico, ah, Io sei mi chiamo cattiva. Lucia. Scusa, io sono una femmina, mi chiamo Lucia e tu cosa vuoi? Cioè, Ah, mi va rubi il benissimo allora, nome va benissimo, va benissimo. e Se sì, scrive ti è piaciuto. senza parole. Guarda, aspetta che adesso ci dicono delle cose serie. Allora, bravissimi, ci siete piaciuti proprio tanto, Susanna Busnelli, Pelle d'Oca Edition. Un grande Esatto. abbraccio dalla squadra di Pelle d'Oca. Direi che è stato meraviglioso questo messaggio proprio. Allora, non era colpa mia, mi stavo sentendo in imbarazzo, Nicola, ero imbarazzato, però ho capito come fare, poi ti dico come. Grazie, siete stati davvero sorprendenti, è stata un'esperienza fortissima per me. Avete evidenziato dei punti del romanzo che amo molto. Se, proprio abbiamo beccato i punti che ama di più. Ma quanto allora, quanto siamo stati bravi!
Bravissimi siamo. Bene, adesso però basta perché poi diventiamo anche troppo lunghi. Sono le 19:26. E Ci scrive. io l'ho detto un'ora, Non è ancora un'ora, sono i 26, mancano 4 minuti. Giorgia Ok, Orengo spendiamo 4 scrive. minuti così. No, no. Giorgia Orengo dice: Bravissimi, vi seguo e quindi grazie mille. Mille. Grazie a tutti. Direi che ci possiamo salutare. Tanto Sì. bacini non ne voglio per niente proprio. È l'ultima cosa che desidero questa sera, un bacino da te. Guai a te. Non ti permetti, non ci provare, eh. No! Sei proprio che ci sei cascato come proprio un. E boh, cos'è successo? È volato giù veramente. Dov'è? Ah, pensavo Ma fossi ovviamente caduto. non intendevo a te, intendevo al Ragazzi, pubblico. Cioè, secondo te certo. intendevo a te, ma a te non te lo darei mai. Ormai me l'hai dato. No, no, l'ho dato al Sì, pubblico, non a mi ha te. dato un Da te bacino, non te mi ha lo do dato manco dal questo. vivo. Adesso io chiudo la live e mi prendo questo bacino che mi è arrivato proprio solo per me. No, è arrivato per il pubblico, cioè da te non è arrivato Certo, proprio per il nulla. pubblico. Null, Nulla, mi è arrivato null, zero. vedi, mi è arrivato il bacino di null, vedi che continui a dirlo senza volere. No, Hai detto mi è nulla, ho arrivato il bacino di detto null. nulla, ho detto Basta, nulla. chiudiamola qua. No, Salutiamo tutti. no, 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 no. Adesso noi facciamo la mia outro. Ma di nuovo? Certo, di nuovo, tu te la ricordi? E No, ovviamente. adesso la fai te. Vai. E non me la ricordo, Devi grazie. farla Ah, improvvisa. posso, mi ricordo una roba, posso fare quello che mi ricordo? Vai. Bello ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mettete un like. Sei proprio vergognosa, sei proprio. Ok, Fammi vedere come si fa. spero che questa live vi sia piaciuta, lasciate like. Spero che questo live vi sia piaciuto, mettete like. Ciao ciao! Aspetta, aspettiamo 2 minuti, così arriviamo un'ora No! precisa. No, Ciao no, no, no. ciao! Io chiudo. Ciao ciao! Ciao.